Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuova pillola di Gossip. L'interminabile sesta edizione del GF VIP si è conclusa ormai da qualche settimana e in molti si stanno chiedendo quanto si sarà mai portato a casa il conduttore del reality per questi mesi di duro lavoro. Ebbene sì, perché vi ho svelato quanto guadagnano i vipponi, quanto guadagnano gli opinionisti, i naufraghi dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi, mancava solo lui, il nostro super signorine. In sostanza, quanto è il cachet del nostro Alfonso Signorini? Considerando la durata del reality e il numero delle puntate andate in onda, i conti sono presto fatti, ma siccome i conti non ve li voglio fare a voi, li ho fatti io e mo vi dico un po' di cifre che vi anticipo sono da capogiro, quindi se siete deboli di cuore, sedetevi. Ecco tutti i dettagli, ma prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. La sesta edizione del GF VIP ce la ricordiamo tutti come la più lunga della storia del reality Guinness dei primati. 6 mesi di duro lavoro, tanto sudore sulla fronte anche per il nostro Alfonsino Signorino, che di certo si sarà portato a casa uno stipendio di tutto rispetto. Mentre in rete si è sempre parlato del cachet dei vipponi, non si è mai in verità approfondito l'argomento riguardante il compenso del conduttore. E sì, perché si è parlato poco di Signorini. Ebbene, il nostro Alfonso, secondo i bene informati, si sarebbe portato a casa ben una cifra che va dai 20 ai 30 mila euro a puntata. Calcolando che le dirette sono state 49, i calcoli sono presto fatti. Solo per le dirette, il buon Alfonsino avrebbe guadagnato una cifra totale che oscilla tra il milione e mezzo di euro. Diciamo euro più, euro meno, ma a quel punto un euro è proprio una nocciolina, capito? Cifre stratosferiche che va precisato, non sono mai state confermate dal diretto interessato, quindi potrebbero essere di meno, ma potrebbero essere anche di più. Ora, a distanza di un mese dalla fine del GF VIP, Signorini si sta godendo le meritate vacanze. Beh, voglio dire, con un bel cachet così anch'io andrò in vacanza. È stata Adriana Volpe a rivelarlo, perché lei, cavolini di Bruxelles suoi mai, intervenendo nel programma radiofonico Trends and Celebrities in onda su RTL 102.5, la radio per voi. Adriana non ha rivelato il luogo in cui si trova Alfonso. Vorrei ben vedere, se no tutti andare a trovare Alfonso. Oh, mi dai un euro? Ma ha confessato che... E lui? No, non ce l'ho. Ma ha confessato che il conduttore ha staccato il telefono. Quindi, debitori, creditori, amici, conoscenti, niente. Volete parlare con Signorini? Te fai così, no? Oh, Signorini, l'utente da lei chiamato non è al momento disponibile. Eh sì. In pratica è raggiungibile, per un po' non vuole sentire nessuno. Come ti capisco, Alfonso? Dopo tutto quello che ha sentito in questi 6 mesi di GF VIP, lo possiamo pure capire, anche se io sono convinto che se Alex Belli lo chiamasse, lui risponderebbe sicuramente ben volentieri, perché non vede niente. Qualcuno ha ipotizzato che Alfonso si sia rifugiato alle Maldive, ma nulla è certo, sono solo voci di questo eterno corridoio che è sempre pieno più di voci. Di sicuro, poco prima di isolarsi per qualche settimana, ha voluto ringraziare, perché è giusto che sia, tutti i telespettatori che hanno seguito il reality, e lo ha fatto tramite un bel messaggino. Dopo i dovuti ringraziamenti, Signorini ha spiegato di avere proprio bisogno di staccare la spina per un po', perché raga, fatica, in sostanza si deve ricaricare in vista della prossima edizione del reality. Ebbene sì, vi eravate dimenticati, ma tra un po' torna, e sappiatelo, io sono qui a raccontarvelo come una faina. E sì, perché la sua squadra di autori è già al lavoro per preparare la settima edizione, che prenderà il via a settembre. Oggi non me la posso fare. Non c'è tempo da perdere, insomma. Già in questi giorni gli autori starebbero sondando il terreno con alcuni volti noti nel mondo dello spettacolo. C'è il cast da mettere insieme, ma non solo. Se vi interessano i primi rumor sul cast, proprio un paio di giorni fa ho fatto un video, andatevelo a cercare, dove vi dico il primo totonomi e anche la possibile opinione. Insomma, tanta roba. Per esempio, c'è da pensare che affidare il ruolo di opinioniste, fermo restando la riconferma di Adriana Volpe, lei non la schioda più nessuno, il posto lasciato libero da Sonia Bruganelli potrebbe essere preso anche da Mrs. Miriana Trevisan. E anche in questo caso ho fatto un video tal proposito proprio ieri o stamattina, non mi ricordo, comunque poche ore fa. Non è ancora detto, comunque, visto che si tratta solo di indiscrezioni. Considerando che si avvicinano le vacanze estive, è meglio portarsi avanti per non arrivare impreparati a settembre. A settembre, se no dopo ti danno gli esami, prof, non ho studiato, e non puoi.
poi il nostro Alfonsino quindi non è che potrà starsene per molto in vacanza, anche perché io, per quel poco che lo conosco, per quel poco che mi sembra di aver capito com'è, è uno di quelle persone, e mi ci riconosco un po', di, a parte gli euro che lui ne ha molti di più, che dopo un po' che sta in vacanza ti rompe un po' gli zebedei, bisogna sempre fare qualcosa, no? Quindi oltre a pensare al GF, Alfonsino deve anche occuparsi del settimanale Chi, di cui è direttore già da diversi anni. Bella responsabilità, farsi i cavoli di Bruxelles degli altri, insomma, e io ne so qualcosa. Gli addetti ai lavori lo chiamano il re del gossip. Ma non ero io il re del gossip, mi hanno scoronato. Ed è molto apprezzato per il modo in cui svolge il suo lavoro da giornalista. Va anche detto che grazie al GF VIP ha potuto farsi amare dal pubblico anche nelle vesti di conduttore. Una sfida che, piaccia o no, vinta, visto che è stato riconfermato anche per la 7ª edizione del reality di Canale 5. Probabilmente sia la produzione del GF VIP che la stessa Mediaset sono ben felici di sponsorizzare un cachet tanto elevato pur di averlo con loro. E beh, in effetti... Benissimo ragazzi, adesso che sapete che Signorini per il GF VIP 6 si è portato a casa almeno minimo un milioncino di euro, siete felici, siete molto più allegri, dormirete meglio, questa notte uscirete a festeggiare alla salute di Signorini che se ne sta alle Maldive a festeggiare anche un po' per noi, vi ha stupito questo guadagno o un po' ve lo immaginavate? Vi ricordo anche che... è un po' che non lo dicono, adesso molti si arrabbieranno, però è con tutta la gente che muore di fame, i milioni da tutti questi soldi... Ragazzi, sono due cose completamente diverse. Perché Signorini non li va a rubare questi soldi, no? Ascoltate il mio ragionamento. Signorini ha chiesto dei soldi, Mediaset glieli dà, ma se Mediaset glieli dà, vuol dire che si può permettere di darglieli, no? Ma perché si può permettere di darglieli? Perché il GF VIP, che piacciono anche se tutti lo criticano, la soap opera, la telenovela, eccetera, eccetera, ha fatto un botto di ascolti. Botto di ascolti significa che gli sponsor... cash, pagano. Quindi alla fine è inutile che adesso ci imbufaliamo perché gli ha dato un botto di soldi ai Signorini. Se gliel'hanno dati, e lui ovviamente non ha detto di no, se li saranno anche meritati. E alla fine sapete di chi è il merito? È di noi che guardiamo il reality, perché con più gente guarda reality, con più si alzano i guadagni per tutti, quindi anche per Signorini. Quindi al posto di infervorarvi, che schifo, no ragazzi, non è assolutamente colpa loro, perché vi ricordo che Mediaset è una televisione commerciale, basa tutto sulla pubblicità, non è la Rai che piglia il canone, ma non voglio fare un discorso, sennò mi devo autobannare, quindi meritate gente, meritate. Benissimo gente, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate a tal proposito, voi così vi faccio una domanda da un milione di dollari a proposito. Cosa fareste in questo momento se improvvisamente vi trovate un milione di euro nel vostro conto in banca? Così, no? Adesso è X, cifra X, passano 3 secondi, io faccio così, tac, un milione di euro. Cosa fareste? Me lo fate sapere qui sotto con un commento, sono molto curioso. Poi un giorno, se fate i bravi e mi rispondete, vi risponderò, vi dirò anch'io che cosa farei. Benissimo, mettete un like sotto questo video, registratevi al canale, cliccate la campanella, vi ricordo anche che se mi seguite nel canale di Telegram, lo trovate qua. Potete essere certi di non perdervi nessuna notifica, ma anche tante notifiche, non solo dei video, di tanti gossip che escono all'ultimo momento. Quindi, detto questo, vi auguro un buon proseguimento. Ciao, bedazzi!